Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli rivolto ai cittadini sordi con la traduzione nella lingua dei segni italiana. La seduta del Consiglio Comunale del 25 novembre è iniziata con la commemorazione del professor Franco Ortolani, lo scienziato ambientalista recentemente scomparso, e con una riflessione sulla violenza contro le donne, in occasione della giornata internazionale indetta dall'ONU e celebrata in tutto il mondo. Il momento più emozionante è stato quello nel quale, a cominciare dal sindaco Luigi De Magistris e dal presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Alessandro Fucito, tutte le consigliere e i consiglieri hanno letto i nomi delle vittime di femminicidio del 2019. Importanti le delibere che sono state approvate nella seduta, che, tranne nel momento iniziale, non ha visto la partecipazione dei gruppi di opposizione, i quali hanno abbandonato l'aula consiliare contestando irregolarità nei tempi di consegna dei documenti da discutere. Tra le più importanti delibere approvate, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, cioè di debiti maturati nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 non previsti nel bilancio comunale, la presa d'atto del finanziamento da parte della città metropolitana dell'ampliamento e della messa in sicurezza degli itinerari ciclopedonali nel centro storico, la variazione del bilancio di previsione per la copertura delle spese derivanti dal nuovo contratto tra il Comune e la società in-house Napoli Servizi. L'ultima delibera approvata è stata quella del bilancio consolidato del Comune di Napoli per l'esercizio 2018, un importante atto che comprende i bilanci delle società partecipate. L'approvazione di questa delibera sblocca, tra l'altro, la possibilità di nuove assunzioni. Si tratta della stabilizzazione dei 200 lavoratori socialmente utili che da anni lavorano per il Comune come precari e di 29 educatrici e educatori per le scuole comunali. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto. Arrivederci al prossimo appuntamento.